ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Serex. E oggi signori siamo tornati sul sesto episodio di Ghost Trigger. Io direi di non perdere tempo, andare subito a vedere in che punto eravamo arrivati. Nel ventre della bestia, Harry e Judy devono affrontare la bestia che vive... Oh, è sotterraneo di carestia. Vabbè, come prologo diciamo che non è il massimo della tranquillità. Non mi aspetto nulla di buono, sinceramente, già... Preparo la mia scorta di bestemmie, preparo la corazzata qua e ci vediamo subito, eh. Allora, fatto. Uccidi. Che schifo! Che schifo! Ah, vabbè, mi fanno schifo queste cose, ma perché? Ma che schifo! No, vi prego, ma la fate uccidere, mi fa troppo schifo questo verme gigante. Ma, non possiamo salire? Ma ci uccide? Ah, checkpoint proprio appena... Ah, non ci uccide, cioè questo è... Ah, ok, aspetta. Ora! Colpiscilo sul culo, ha detto. Vabbè, colpiamolo sul culo. Preso! Preso! Stavolta l'ho preso. Questo l'ho sentito, esatto, bravo. L'ha sentito pure tanto. Vabbè, ma se noi il vermone lo lasciamo stare in pace, che succede? Diciamo, è proprio obbligatorio che debba morire, no? Può anche restare vivo, no? O sbaglio? Se n'è andato sto verme malefico? Penso di sì. Allora, mettiamo la donna. Bene. Qua dormono tutti, ok. Grande stealth al momento. Dunque il verme se n'è andato. Allora abbiamo capito che dobbiamo colpirlo nel culo. Una volta che noi colpiamo il culo, lui è a posto. Diciamo che il culo è un po' il suo punto debole, va. Noi siamo sempre alla ricerca delle nostre riviste. Riviste che è un po' che non troviamo più, sinceramente. Questa cosa mi sta facendo un po' innervosire, devo essere onesto con voi. Questo cos'è? Una bella leva. Che cosa apre questa porta? Allora, questo qua... Allora, questo io... No! Oh, porco, mi sono sbagliato. Vabbè, comunque... il risultato ce lo portiamo lo stesso a casa. Allora, mettiamo il nostro... maschione qua, che mi viene un po' meglio a controllare lui rispetto alla donna. E la spada è molto più maneggevole, secondo me, rispetto... a quella specie di rampino che abbiamo... Andiamo avanti, aspettate che qua c'è qui il vescovo di Canterbury. No, dunque, qua come famo? Bene, ho sbagliato completamente. No, scusate, ho sbagliato. Non mi uccidete. Ecco, no, mi hanno ucciso, in realtà non mi hanno ascoltato proprio per un cazzo di niente. Bene, allora buttiamo la bomba, no, scusi, ma porca miseria. Mancato! Bastardo, mi volevi uccidere? E io ti uccido. Tu mi uccidi me, io uccido te. Allora, abbiamo la bomba. Questo va di qua. Io la butto qui. No! Se l'è accorto! Vabbè, io ti uccido prima però, eh. Oh, questo non si è accorto. Che cos'è? Che cos'era? Che schifo! Che cazzarola è? Una specie di coso che si... No! Che fa? No, mi lasci in pace! Ma questo mi spara i dardi e io gli sparo di conseguenza. Cosa cazzarola apre questo? Ah, questo per... No! Non me l'ero accorto. Ah, ok, quindi dobbiamo anche aprirlo in modo molto contemporaneo. Allora, apriamo ora. Perfetto, apriamo questo. Perfetto. Che cos'è? Una leva. No! Ma come... Ma allora, andiamo qua. Questa leva qua. Questa... Dunque, questa... Apri adesso. Ma porca, perché non funziona mai... No, ma visto! E io ti vedo prima. Oh, che schifo! Mi ha fatto cagare sotto, porca miseria! Che di nuovo! Maria, che schifo! E aspetti, il culo. Sì, il culo, ho capito. Un attimo, fammi prendere le misure prima, no? Allora, adesso! Perfetto, anche questa volta ti ho preso. Questo lo ha sentito tutto, effettivamente. Ma dove cazzo non lo sono le nostre riviste? Non lo so. No! Bastardo, come mi spara, oh! Proprio senza pietà. No! Ah, che non l'avevo vista questo, ma porca!
Allora, uccidi il verme assassino gigante. Allora, questo diciamo è l'obiettivo di questo livello. Vediamo se qua Robin Hood dei poveri riesce. No, 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 no. Bene. Ok. No. Ok, lui mi vede. Io lo vedo che lui mi vede. No. Sparami. E sparami. E sparami adesso. Che io ho dei riflessi molto migliori dei tuoi. Ecco, vai, vieni, vieni, vieni. Bravo, bravo, bravo. Ottima strategia. Allora, questo è qua. Questo è qua. E questo è qua. Perfetto, con la violenza, come vedete, in questo gioco si ottiene tutto ciò che volete. Oh, bella anche questa. Cos'è, una rivista? Ti prego, dimmelo. No, non è una rivista. Allora, F. Che cosa apre? F, questa porta qua. Questa porta qua, questo scopre che il suo amico è stato ucciso. E adesso sarà un po' arrabbiato. E chi... Minchia, non me ne sono accorto, porca miseria. Ok, finalmente ce l'abbiamo fatto dopo anni di prove e riprove. E questo sblocca. Allora, dobbiamo scendere là sotto, esattamente là sotto. Vediamo se qua troviamo qualcosa di interessante. Assolutamente una mazza, una mazza. Bene, questa non è una cosa che obiettivamente ci fa piacere. Però, vabbè, che dobbiamo fare? Allora, qua distruggiamo tutto alla ricerca di qualche collezionabile. Collezionabile che puntualmente non troviamo. Ma dov'è che era qua? Sì, mi pare che era qua. No! Vedi, questo è difficile, porca miseria. Aspetta, devo trovare il tempo giusto. E adesso no. Ma questo è difficilissimo. Questo, ragazzi, è difficilissimo. Allora, uno, due. Ah, ok. Ah, ok, ok. Pensavo... Niente, 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 perfetto, ottimo. Credevo che arrivasse a muro, invece no, invece no. Questo sì, arriva a muro. Questo qua non c'è niente, allora dobbiamo andare qui. Apre questa, bene. E qua uccidiamo questo, ottimo. Questo sente dei rumori sospetti che sono io. Ma porca miseria, li ho tirati tutti. Sono un po' troppi, un po' troppi, un po' troppi, un po' troppi. Oh, oh, questo non l'avevo visto. Che? Ma perché questi si riproducono? Che fanno? Non muoiono mai, sono immortali. Che fa quello? Mi spara l'incenso, che sta a fare? Ah, coso? Oh, bene. Qua ancora non abbiamo niente che possa esserci utile. Abbiamo anche le pistole, in realtà. Non so perché ci siamo incaponiti ad usare le... solo la spada, però rende il tutto più difficile, se vogliamo, rende la sfida ancora più affascinante. E allora qua, ecco, vediamo qua, dunque di qui, di qui, di qui. Ma porca miseria, ce l'avevo fatta. Allora di qui, di qui, di qui, di qui, di qui, via. Ok, ottimi, ottimo riflesso. Allora di qua spacchiamo tutto. Questo apre questo. Però aspettate, prima di andare. No, 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 non me l'ero accorto. Ok, questi fatto fuori di qua. Oh, vediamo se questo riesce a sbloccare. Ah no, scusate, lei non l'avevo vista. Ma quanti colpi ci vogliono per ammazzare questi? Oh, ancora! No, 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 no! Credevo, pensavo qua ci fosse almeno un collezionabile, ma invece mi devo ricredere. Attenzione qua al... ecco appunto. Ah, ecco, però qua c'è qualcosa. Vabbè, ma da qua ancora non possiamo andarci. Sicuramente ci arriveremo dopo. No, ma porca... No, no. Dio. Vermi in avvicinamento. Dove sta? Mi posso stare qui? Sì. Allora, dobbiamo... No, aspetta. Come sono morto? Ma dove? Ma con cosa sono morto? Ah, vabbè, comunque c'è stato il checkpoint. Ok, allora. Sì, verme approaching, un attimo. Ah, questo è ancora più difficile però, eh. Arriva. Via. Preso. Ottimo. Dai, manca l'ultimo. Manca l'ultimo pezzo di verme e l'abbiamo fatto fuori. Ah, no, ancora? Che fa? Checkpoint. Vabbè, non lo so, però possiamo andare avanti, immagino, no? Hai liberato? Sì, ma io voglio le riviste, non me ne frega niente delle anime intrappolate. Ah, gioco! Le riviste dove stanno? Ma non si sa, insomma, abbiamo perso per sempre le riviste. È già un paio di episodi che non troviamo. E questo mi rende molto triste. Allora, dobbiamo andare di qua, immagino. Qua troviamo una bella arma, la balestra Helsing. Allora, facciamo fuori qua il ciccione. No, mancato, liscio!
Liscio. No. Ma ha visto? No. Perfetto, ok. Oh, bella questa. Bella questa balestra, mi piace. Mi piace la balestra. Ecco, prendiamo anche il ponchio. Prendiamo... No, mancato. Ah, questo ha visto l'altro, ok. Prendiamo anche lui, bene. Manca l'ultimo piccolo stronzone. Che cos'è questo? Ah, un altro ce n'è. In realtà c'è un'altra petta. No, no, ma porca miseria. Ma... Ah, sono finiti. Ah, mi ha visto però, mi ha visto. Attenzione, no, 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 ti prego, non adesso. Ti prego, non adesso, perché mi farebbe incazzare molto e morire proprio adesso. Ci dobbiamo liberare. No, 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 no. L'ho ucciso, dimmi che l'ho ucciso. Sì, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Bene, rimettiamo qua l'angelo. Ok, possiamo andare avanti. Abbiamo ucciso più o meno tutti. Dovremmo andare, credo, di qua, no? Credo. Mo questo che fa? Ah, ok, credo dobbiamo intrappolarlo. Esattamente, c'è il vermone per caso che dobbiamo intrappolare qua dentro? Ma non lo so, non lo so, non ci dà il gioco istruzioni a sufficienza per capire cosa dovremmo fare. Andiamo. Che famo? Dobbiamo andare di qua. Signori, ci dite che dobbiamo fare? Oh! Ma porca miseria, che schifo, non me ne ero accorto. Che fa? Mi segue? Che fa? Che schifo. Ma che cosa... Allora, signor Verme, non ho capito cosa dobbiamo fare, eh? Allora, forse lo devo bloccare qua, sapete? Credo proprio che io lo debba bloccare qua. Dopo averlo intrappolato, libera le punte. Ma scusate, le punte come le libero? Capito? Ah, ok. Chi è? L'ho ucciso? Senza volerlo? Sì, livello completato! Finalmente, dopo 1000 volte! Morti 50, 7 morti, finalmente, ragazzi, credo 2 è sbloccato. E allora, noi signori, anche per questo livello, credo che sia tipo il 7º, 8º livello, non lo so, ne abbiamo fatti tantissimi comunque. Detto questo, ragazzi, anche per questo video è tutto. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di andare nelle mie pagine Facebook e Instagram che trovate in descrizione qua sotto. E noi ci vediamo al prossimo video con Ghost Trigger. Ciao!